Strana partita al Partenio, dove due squadre con poca voglia di spremersi e con un gioco inconcludente hanno tuttavia prodotto 4 gol. I primi a tentare di darsi da fare sono stati gli avellinesi, da Giovannone a Piga e da questi a De Ponti che crossa, correzione di Claudio Pellegrini abbondantemente fuori. Il Cagliari non se ne preoccupa più di tanto e svolge appena con sufficienza il proprio compito quando al 16° sul piede di Selvaggi arriva la palla buona. Osellame scende sulla fascia sinistra, poi converge al centro. Gli si stringono intorno in molti, ci sono alcuni curiosi rimpalli di cui profitta Selvaggi che segna con una gran bella girata. Facendo appello alla sua tradizionale buona volontà, l'Avellino si affaccia in area avversaria e colleziona una serie di angoli che si risolvono in mischie inestricabili quanto vane. Anche se ogni volta la difesa cagliaritana ne esce senza danni, si capisce che dalla confusione a lungo andare può venire qualcosa di concreto. Infatti, dopo un ennesimo tiro dalla bandierina e su un clamoroso errore avversario, l'Avellino pareggia. Piga appoggia Berruatto che calcia. In tuffo spettacolare, Brugnera infila la propria rete. Col ritorno in campo la scena non cambia e le azioni sono prevalentemente affidate all'estro individuale. Al 12° ai biancoverdi si offre una possibilità che viene però sciupata. Corti va a vuoto su De Ponti che serve Claudio Pellegrini. Pronta la sua sventola al volo e bersaglio fallito di poco. Non fallisce 3 minuti dopo suo fratello Stefano, il quale porta l'Avellino in vantaggio. Di somma frena una discesa di Marchetti e allunga a Piga che dà a Stefano Pellegrini qualche passo di corsa e rasoterra angolato che batte il portiere in uscita. L'incontro prosegue senza scosse fino alla mezz'ora, quando il solito Stefano Pellegrini, smanioso evidentemente di dimostrare il suo attaccamento alla maglia biancoverde, impegna Corti da oltre 30 metri. Il Cagliari si riscuote, conquista la supremazia e dopo qualche spallata abbatte facilmente la resistenza avellinese. Ed eccoci al 35°. De Ponti abbozza un contrattacco, acrobatico contrasto di Brugnera, poi il pallone toccato da Casagrande torna al capitano rossoblù. Traversone, salta Marchetti, la parabola è insidiosissima e Piotti non ce la fa a intercettarla. 2-2.